Marina su Monte Grappacci sa la ricciolina che fa l'amore con Bersaglie, che fa l'amore con Bersaglie. Una presenza d'eccezione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alborni. Dalla centralissima piazza di Piaggine arriva il suono della fanfara dell'ottavo reggimento bersaglieri di Caserta. I militari hanno un'unica missione: rendere omaggio a nonna Brigida Filomena di Renna, 106 anni, unica in tutta Italia a percepire ancora la pensione di orfana di guerra. L'incontro è stato organizzato nell'ambito delle iniziative per la commemorazione del centenario della Grande Guerra. Piaggine è uno dei quattro comuni che celebra oggi la giornata dell'amor patria. Momenti sono in programma anche a Laurino, Sacco e Valle dell'Angelo. Oggi fa andare in camera, se la ci sente, oggi fa andare in camera, così l'amore non si può fa, così l'amore non si può fa. Ad aprire le celebrazioni, l'incontro con nonna Brigida, da tutti conosciuta in paese come Zimonda. Eccoli i militari mentre arrivano presso l'abitazione della nonnina centenaria, ormai per tutti la nonnina dei bersaglieri, perché nonna Brigida è anche socio onorario dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, la cui ufficialità verrà proclamata il prossimo giugno. Alla nonnina è stata consegnata la medaglia commemorativa del centenario con la conseguente motivazione: figlia di un eroico caduto della Grande Guerra, che ha sempre vissuto la sua lunga operosa esistenza ispirandosi ed onorando i grandi valori della famiglia, dell'amor di patria e del sacrificio, valori questi che sostanziano l'idea di vita dei fanti piumati. Il colonnello Antonio Grilletti ha così consegnato alla nonnina una vaira, tipico cappello piumato dei bersaglieri, ed un omaggio floreale quale gesto simbolico ad uno degli ultimi testimoni viventi della Prima Guerra Mondiale. Circondata da autorità civili, militari, familiari ed amici, la nonnina ha ringraziato tutti per la sorpresa. Buonasera. Non è solo il colonnello, buonasera. Come state? Tutto bene? Buonasera. Buonasera. Vedi che qua c'è il sindaco, c'è il presidente dei bersaglieri. No? Come andiamo? Scusatemi. No, non dite così. Ma 106 anni se stai buona, questa nonna, non ti preoccupare. Io non sto bene. Metto il microfono. Nonna, qua c'è il sindaco con Guglielmo. Come sta? Chiamano, come sta? Ma dice bene, mo, se non si arrabbiano. Stai bene, sì? Ah, meno male. E poi c'è il sindaco di Valle dell'Angelo, dottore Annuzzi, Salvatore. Salve. Danno un bacetto, però, dottore. Grazie. Come si chiama? Grazie.
qua ci sono i regali per te, mo ti danno il cappello da bersagliere, eh no? Capito? Per nonno Francesco. Nonna, voi siete un bersagliere onorario e a nome di tutto l'esercito noi stiamo celebrando i 100 anni della Grande Guerra. Voi ne avete 100 e per altri 6 più 100, 6 anni, quindi siete una nuova bambina. Quindi già siete socio onorario dei bersaglieri, stasera diventerete proprio bersagliere con la vaira, il cappello piumato dei bersaglieri, che ufficialmente vi farà fare parte della grande famiglia dei militari. Va bene? Dici grazie. Grazie a tutti. Bravo. Qua c'è anche la medaglia del centenario della Grande Guerra che il generale Castellano, comandante delle forze operative sud, vi manda mio tramite. E anche un omaggio floreale, i fiori. Questa è la medaglia per tuo padre, Vale, capito? Che è morto tanti anni fa, capito? I fiori sono da parte di tutti i bersaglieri. No, 100 anni. 100? Nonna, solo 100, tu 106. Quante? All'impone di questo. Ah, quanti allora? 100 anni. 100 sono pochi, tu ce n'hai 106. Grazie a tanto, a tutti quanti, quanta già vita è venuto. Grazie a tutti, alzo la voce, nonna Manodda, alla storia di Renna Brigida Filomena, ringrazio a tutti quanti siete venuti, capito? Per tutti dico, Catiuscia è qua, il giornalista sa tutta la storia. Nonna rimasta orfana del padre a 5 anni, partito in guerra a 41 anni, morto, in guerra a 18 non l'ha visto. La mamma era giovanissima, lei si è sposata a 16 anni, primo figlio a 17. Il marito era giovanissimo pure lui e pertanto sacrifici su sacrifici. La mamma morì dopo 3 anni, che era 4 anni sposata, è rimasta con la sorellina più piccola, i figli e cose. Devo dire la verità, la chiamavo mamma. Vuoi ringraziare? Grazie tanto che avete voluto fare. Un bel momento, un momento toccante, abbiamo detto 6 anni più di 100, la nonnina veramente si ritorna bambini, grande momento di commozione, ma entrerà ancora lei nel Guinness dei primati perché
a 6 anni già è bersagliere autentica. Cosa le abbiamo donato questo? Le abbiamo donato un fascio di fiori, che si omaggia sempre una gentildonna con un fascio di fiori, le abbiamo donato la medaglia del centenario, commemorativa del centenario, e poi le abbiamo regalato la vaira, il berretto tipico dei bersaglieri, il cappello piumato. Come dite? Ditemi. Tagliarano un bacio. Ah, dare un bacio. A chi lo vogliamo dare? A chi lo vogliamo? A te, a te. A me lo vuole dare. Grazie. Beh, qui la scienza, la medicina, la dieta mediterranea è tutto giusto, ma io credo che questo, il segreto della signora di Renna, sia nell'amore. Nell'amore che la circonda, tra i nipoti, tra i pronipoti, e non deve mai mancare questo amore per gli affetti, per le persone che stanno vicino e per le persone che stanno lontano. Beh, voi vi prendete cura di nonna Brigida? Sì, cura. Quanti anni? Da 60 anni che sto con nonna Brigida. Voi siete la nuora? La nuora, sì, sì. Vi vediamo commossa questa. Sì, mi sono commossa perché dalle carenze sono dei figli e sono solo io a curarla. Ecco, possiamo fare. Per lei è una mamma? Sì, molto una mamma. Mamma mia, sono stata 20 anni con mamma, ma lei è 60. Beh, la comunità ha voluto queste cerimonie, questi incontri all'interno dei comuni del parco, perché anche l'esempio di stasera fa rivivere pezzi di storia che altrimenti sarebbero caduti nel dimenticatoio. Siamo contenti di tutto ciò, siamo contenti di aver recuperato questo ricordo bellissimo di Brigida a Piaggine, speriamo di riuscire a tramandare questo momento. Beh, un bel momento, soprattutto per voi familiari. È un momento bellissimo che vivo con piacere, perché se io dovessi definire mia nonna lo definirei con l'abnegazione. Per me, come diceva pure mio fratello, oltre ad essere una nonna è stata una mamma, anche perché nei momenti, io ricordo sempre che da ragazzino, purtroppo mamma c'è stato un periodo che stava poco bene e per lei era il punto di riferimento, come pure mia zia che sta seguendo, perché lei veramente, ho detto che mia nonna è l'abnegazione, ma anche mia zia è l'abnegazione per quello che ha fatto per tutti, non solo per nonna, ma ha fatto per tutti noi, è il nostro punto di riferimento. Io quando stavo con lei la chiamavo perché zia dell'amore, perché è fidanzata all'epoca, lei era già, perché mia zia è stata sempre molto, molto all'avanguardia, ha anticipato i tempi, è stata una persona molto moderna, disponibile, e questa è stata la nostra fortuna, nella sfortuna di aver perso un figlio e una figlia, è rimasta la nuora che ha sorretto nostra nonna. Come trascorre le sue giornate? Oggi la vediamo un po' sofferente, stanca, ma che donna è? La nonna è stata bravissima, bravissima proprio nonna. Io ancora più brava di lei, perché se no non ci stavo 60 anni assieme a lei. Fanno così, ma è vero. Che una gran lavoratrice, una mamma, una nonna. Sì, ha lavorato fino a 50 anni, dopo 55 anni non ha lavorato più, che si sentiva male, ho fatto sempre tutto io, ho lavorato sempre io, tutto in casa, tutte cose. Quando mio marito ha deceduto, io ce l'ho fatta da figlio, allora mia nonna tutte le portano più nelle case di riposo, dico io no, nonna non la porto a casa di riposo, non ce la porto, non me la sento di portarla, ma tengo con me, non ce l'ho da io. Intanto oggi nei 4 comuni della Valle del Calore le celebrazioni per la giornata dell'amor patrio per rendere omaggio a tutti i caduti di guerra. Sì, la giornata della Grande Guerra in 4 comuni, abbiamo un po' definita la giornata della comunità del parco. Iniziamo da Piaggina, dinanzi al Monumento ai Caduti, è bello vedere insomma questo momento che vede protagonista anche la fanfara. Sì, devo ringraziare l'Esercito Italiano e il Presidente della Comunità Montana, il Presidente della Comunità del Parco Salvatore Annuzzi, e nonché il Colonnello Grilletto per questa iniziativa, che per il territorio ha sicuramente un valore, ma soprattutto ha un valore per tanti giovani che purtroppo non hanno conoscenza diretta e soprattutto nemmeno di studi, mi diceva oggi una maestra elementare, per quanto riguarda le guerre mondiali. Quindi per noi è una grossa occasione per mettere in risalto dei valori, soprattutto noi che ricopriamo un ruolo istituzionale,
è indispensabile ricordare questi eventi, è indispensabile ricordare dei valori, è indispensabile ricordare gli eroi del passato e i tanti eroi che indossano una divisa oggi. Tanti nomi alle sue spalle, anche il nostro territorio ha dato il suo grande contributo. Ha dato un grandissimo contributo, non ne dobbiamo assolutamente dimenticare il valore, soprattutto in questi tempi in cui le istituzioni spesso vengono, come dire, etichettate come un disvalore, qualcosa che non ha più i principi e i valori del passato. Dinanzi a questi nomi, qual è il messaggio più importante che dobbiamo far arrivare soprattutto ai ragazzi, ecco, anche attraverso manifestazioni come quella di oggi? Il messaggio che ognuno di noi deve lanciare, soprattutto ognuno di noi che indossa, che ricopre un ruolo, che indossi una divisa o meno, è che alla base dei nostri valori attuali c'è il sacrificio di tanti eroi del passato e il sacrificio, devo dire, di tanti eroi moderni che spesso non vengono ricordati. E mi riferisco a tanti eroi che muoiono in guerra e a tanti eroi che muoiono sul lavoro per portare un pezzo di pane a casa. Beh, un bel momento questa mattina, a parte proprio di piaggire questa giornata dedicata alla Grande Guerra, l'abbiamo un po' definita la giornata della comunità del parco, poi altri tre comuni interessati. È così, è proprio così, è una giornata di comunità, quattro comuni, una sfida da Guinness dei primati, quattro cerimonie di alzabandiera, di deposizione di corone, ma pubblici di riferimento diversi, sindaci diversi, alunni diversi nei quali noi crediamo ed investiamo. Amare i caduti ed esaltarne la memoria costituisce un dovere precipuo per ogni cittadino e a maggior ragione per noi che vestiamo l'uniforme militare, ne commemoriamo il loro centenario di questi figli di questa terra così bella che purtroppo, ahimè, partirono poco più che diciottenni e non sono ritornati più. Beh, tanti nomi, ogni comune, ogni territorio in qualche modo ha dato il suo contributo. Questo è un contributo di sangue per i nostri valori di democrazia e questa è la sfida. Noi vogliamo, insieme a coloro che già hanno indossato l'uniforme alle mie spalle, colgo l'occasione per ringraziare l'Associazione Nazionale Bersaglieri, nella fattispecie la sezione di Roscigno, vogliamo gridare fortemente, riportare in vita questi nomi, gridando al loro presente, e lo vogliamo fare alla presenza dei bambini, veri testimoni, veri artefici, veri protagonisti della giornata, con i loro genitori, con i loro nonni, e dei loro nonni ne celebriamo i padri, quindi quattro generazioni a confronto è il messaggio più bello che possiamo dare al nostro tricolore. 100 anni sono tanti, i bambini di oggi, ecco, devono essere guidati in quello che è il ricordo, è l'obiettivo di questa giornata, perché poi ricordiamo c'è un bel cartellone di appuntamenti, tanti ne avete già fatti, altri si terranno nel territorio cilentano, proprio questo obiettivo, questo scopo, come dire, riportare quello che è accaduto tanti anni fa e renderlo partecipe di quello che è l'oggi dei bambini. Sì, questa è una bella sfida, perché qualcuno diceva ma tutto sommato la Campania ha dato un contributo ma non è stato un fronte, uno degli 11 fronti, ma invece la Campania è stata proprio determinante per almeno tre ordini di motivi. Innanzitutto il generale Armando Diaz è nato a Napoli e firmò il bollettino della vittoria. E a Mario, in arte Giovanni Gaeta, compose la leggenda del Piave. Quando incontrò il generale Diaz disse a Gaeta, disse maestro, il suo inno, la sua leggenda vale più di un generale. Poi abbiamo lo stesso Califano, che è nato a Sorrento e morto a Sant'Egidio di Montalbino, che compose O Surdata Innamorato. Quindi tutti avvenimenti che si concatenano tra di loro. Il messaggio più importante per oggi? Il messaggio più importante deve portarci a riflettere che non ci sono mai guerre giuste, è un messaggio di pace, è un messaggio di ringraziamento e di ricordo a questi signori che ci hanno preceduto con grande sacrificio e che si ponevano l'obiettivo solamente di obbedire in nome di un tricolore che tanto ha sventolato ma anche sporco di sangue per il numero di vittime che ha dato. Santa Donata del Piave quest'anno è come raduno, tutti gli anni si fa il raduno dei bersaglieri, l'anno scorso siamo stati a Pescara,
L'anno prima, il più bello comunque è stato a Salerno comunque. Mettendo tutti insieme, quanti anni? Facciamo un po' la conta. Non si dice. Non l'età anagrafica, quanti anni avete dedicato? Ah, io 37 anni. 20. Io un anno e mezzo, perché fate il servizio di leva. Poi la stessa cosa. Poi la cosa più importante, il bersagliere c'è sempre 20 anni. Noi, lo spirito nostro è sempre ventenne, pur che arriviamo a 100 ci siamo sempre a 20 anni. Sì. Bersagliere a 20 anni, bersagliere tutta la vita. E